Tre domande ci stanno guidando in queste sere, tre domande illuminate da quella grande bussola che è il Vangelo ed è il Vangelo di Luca. Ieri sera abbiamo sostato davanti a questa gigantesca domanda, chi è Gesù? Ci siamo domandati la sua identità perché in fondo vogliamo sapere se dentro di noi c'è quell'immagine di Dio giusta. L'immagine, il volto di Gesù giusto, quello che può davvero decidere la nostra vita. Ma questa sera sostiamo davanti a un'altra grande domanda, lasciandoci aiutare sempre dal Vangelo di Luca: dove va Gesù? E sapete, quando si leggono i Vangeli, soprattutto i Vangeli sinottici, Marco, Matteo, Luca, si ha la sensazione che Gesù non è mai fermo, il suo messaggio non è un messaggio da seduto. Quasi mai Gesù è una, in una posizione statica, la sua è una predicazione itinerante, il suo tempio è la strada, lui è sempre in movimento, entra, esce dal tempio in una città, si sposta geograficamente, se avessimo davanti una cartina potremmo vedere tutti gli spostamenti che Gesù fa. Ed è interessante perché in fondo questo suo parlare, questo suo annunciare la parola e camminare ci suggerisce che... Per capire Gesù bisogna camminare, non si riesce a capire Gesù da fermi. Il cristianesimo fa parte di quelle cose che non si possono spiegare se non con l'esperienza. Se tu vuoi capire la fede devi dire a te stesso che la fede è un'esperienza, cioè qualcosa che ti mette in moto, qualcosa che quando la fai la capisci. Ma quando si legge il Vangelo di Luca... Nei primi capitoli, soprattutto nei primi nove capitoli, si ha la sensazione che Gesù comincia una sorta di evangelizzazione intorno lì nella Galilea, ma in un versetto preciso, al versetto 9, al versetto 51 del capitolo 9, c'è scritto qualcosa che è decisivo per la vita di Gesù. Scrive così l'Evangelista Luca, Gesù prese la ferma decisione di dirigersi verso Gerusalemme. Gerusalemme è la città santa, è la città di Dio, la casa di Dio. E Gesù cammina decisamente da quel momento in poi verso Gerusalemme e il suo viaggio, il suo pellegrinaggio, perché a Gerusalemme accadrà il compimento della sua vita. A Gerusalemme sarà arrestato, condannato, patirà la sua passione, morirà in croce, ma a Gerusalemme anche ci sarà l'esperienza della risurrezione. Allora, Gerusalemme rappresenta nella vita di Gesù la città del suo compimento, del suo destino, della sua vocazione. Tutti noi abbiamo una Gerusalemme nella vita, qualcosa che ci compie. E il Vangelo sembra dirci che a un certo punto, dopo aver girovagato, dobbiamo prendere la ferma decisione di voler compiere la nostra vita, ad ogni costo, sempre. E da lì in poi, dal versetto. 51 del capitolo 9 fino al capitolo 19, in tutto questo viaggio Gesù parla, predica, compie miracoli, agisce, fa delle, de, dei discorsi che sono discorsi di conversione, ma il punto fisso del suo cammino non è più un vagare, è andare dritto a Gerusalemme. È la prima cosa che farà alle soglie di Gerusalemme sarà fermarsi nella città di Gerico, è l'ultima tappa prima che Gesù possa entrare nella città santa. E vi ricordate che cosa accade a Gerico? A Gerico entra in casa di Zaccheo, avviene quell'incontro decisivo per quest'uomo che gli cambia la vita. Ma questa sera vorrei sostare con voi davanti a un altro viaggio, al viaggio nel viaggio. Non voglio commentare il grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme, ma vorrei commentare invece quello che accade durante questo grande viaggio. E soprattutto dire perché Gesù si mette così in cammino, perché in realtà io credo che il Vangelo ci racconti questo gesto estroverso da parte di Gesù, perché vuol dire a ognuno di noi che tutto il cammino che non riusciamo a fare noi, la distanza che c'è tra noi e Dio, non è compiuta dalla nostra volontà, dalla nostra capacità. È Gesù in realtà a ricoprire quella distanza. È Lui che viene incontro, è Lui che compie un viaggio verso di noi. Ci è stato sempre detto che la fede è cercare Dio, ma quasi mai ci ricordiamo che anche Dio cerca noi. E a volte noi siamo in grado di fare semplicemente pochi metri in avanti verso di Lui. E tutta la distanza invece che ci separa da lui, chi la riempie questa distanza? Gesù Cristo. Se c'è un motivo per cui Dio manda suo figlio nel mondo è per riempire la distanza che ci separa da Dio. Se noi siamo lontani da lui, questa distanza non esiste più da quando Gesù è entrato nella storia. Il figlio ha il compito di percorrere quella distanza e di venire incontro a ciascuno di noi. E il Vangelo ci sta suggerendo una cosa, vedete fratelli, che non dobbiamo mai dimenticare, cioè che anche noi che siamo qui presenti questa sera in chiesa siamo lontani, tutti siamo lontani, anche se ci sono lontananze diverse, ma tutti siamo lontani, cioè tutti siamo bisognosi di essere cercati da Dio attraverso suo figlio Gesù. Tutti siamo destinatari di questo viaggio del figlio. Ognuno di noi, ovunque si trovi, sa che questa distanza è colmata da Gesù. Ma proprio per questo vorrei usare le stesse immagini del Vangelo di Luca per poter commentare almeno due tipi di lontananza. La prima lontananza è la più facile, quando si è lontano da Dio in questo primo frangente diciamo così in questo primo modo che ha il Vangelo di dirci quando si è lontano da Dio questa lontananza è evidente perché è la lontananza dei peccatori dei pubblicani le prostitute i ladri quelli che erano i collaborazionisti dell'impero romano persone che evidentemente nella loro vita vivevano una vita sbagliata lontano da Dio potremmo tradurre sono tutti quelli che non si avvicinano al Tempio, che non entrano all'interno del Tempio. Sono persone che hanno sviluppato anche una forma di furbizia per riuscire a rimanere a galla, persone che per molto tempo della loro vita pensano di essere abbastanza intelligenti da salvarsi da soli. Non esiste semplicemente una lontananza disperata, esiste anche una lontananza arrogante. A volte tagliamo. Dio fuori dalla nostra vita pensando davvero di poterne fare a meno, pensando davvero, così come ci suggerisce il male, che la nostra vera libertà è liberarci di Dio. Quando faremo Dio fuori dalla nostra vita allora saremo davvero liberi. Ecco la menzogna del maligno. Che cosa accade però quando queste persone che sono dei peccatori evidenti, pubblici, persone lontane da Dio? incontrano il Vangelo, incontrano Gesù. L'incontro del Vangelo con queste persone è un incontro scandaloso, perché ognuna di queste persone è considerata impura, cioè non è considerata semplicemente lontana, è considerata contagiosa. Una persona che si macchia di vivere male è contagiosa di male. Nessuno può avvicinarsi a un pubblicano, un peccatore. Soprattutto nessuno può entrare in relazione, in comunione con queste persone. E sapete, la Bibbia ha un modo molto semplice di dirci quando delle persone entrano in una relazione alla pari. Sapete qual è? È mettersi a tavola con loro. Quando tu siedi a tavola con qualcuno, tu stai condividendo qualcosa di importante con quella persona. Ti stai mettendo alla stessa altezza di quella persona. Capite allora il gesto provocatorio di Gesù che si siede a tavola di questi peccatori, che entra in casa di questi peccatori, che rivolge la parola a questi peccatori, che tocca questi peccatori e si lascia toccare da loro. È inconcepibile per i contemporanei di Gesù. Un Dio che si avvicina così tanto a un peccatore, un Dio che colma così tanto questa distanza. La giustizia vorrebbe che il peccatore, proprio perché si è allontanato, dovrebbe pagare per quello che ha fatto. E il giusto prezzo è appunto l'assenza di Dio. Invece la buona notizia del Vangelo è un'altra. Dice Gesù, io sono venuto a cercare chi era perduto. Io sono venuto a cercare i lontani, sono venuto a cercare questa gente. Ma non so se vi siete accorti leggendo la Bibbia che è proprio questo atteggiamento di Dio la cosa che fa scatenare tutte le furie omicide presenti nella Bibbia. Ad esempio Caino tira fuori l'assassino che è sepolto dentro di lui quando si convince che Abele è preferito agli occhi di Dio. È insopportabile per lui che suo fratello sia guardato con uno sguardo di predilezione da parte di Dio. E questa cosa scatena in lui rabbia, rancore, fino al punto che si macchia di un omicidio, uccide suo fratello. La Bibbia è piena di storie simili e anche tra i contemporanei di Gesù viene scatenata questa sorta dei sindrome di Caino, cioè quelli che al Tempio ci vanno, quelli che seguono la legge, quelli che hanno preso sul serio Mosè, quelli che si considerano giusti, che sono dalla parte giusta, che cercano di vivere una, una vita onesta, di pregare, di stare alle regole, si sentono tagliati fuori. Dovresti amare noi, perché ami loro invece? E questo è il grande fraintendimento, capite? E anche il nostro, perché forse anche noi preti certe volte non siamo stati di aiuto, perché abbiamo sottolineato troppo, eccessivamente, il fatto che Gesù ha una predilezione per i lontani. Ma attenzione, i lontani non sono soltanto i peccatori, i lontani sono anche quelli che sono dentro, ma non sanno di essere lontani. Ecco che cos'è la seconda lontananza. È quella più pericolosa perché è quella non evidente. È la lontananza di chi, pur facendo tutte le cose che deve fare, dentro non è felice. Quindi significa che c'è Dio dentro la vita di queste persone, che sono in relazione con Dio, che apparentemente c'è una prossimità tra la loro vita e la fede, la religione, metteteci tutto quello che volete, ma l'atteggiamento di queste persone che sono lontane pur stando dentro è un atteggiamento servile. Dio per loro è un padrone da compiacere e se tu sei servo non sarai mai felice perché passi la vita semplicemente a ingoiare, a sacrificarti, a pensare che questo dia gloria a Dio e rimani malissimo quando ti accorgi invece che questo Dio ama tutti, ama te che sei qui in casa ma anche quelli che sono fuori casa, ama entrambi. Quanto è difficile per una persona che è vicina esteriormente al Signore accorgersi in che modo ha costruito la sua relazione con il Signore. Per questo ieri sera ho insistito tantissimo sull'immagine di Dio che ci portiamo dentro. Perché se Dio è un padrone, noi non stiamo nella logica del Vangelo, non è il Dio di Gesù Cristo, è un Dio sbagliato questo. Quando Gesù deve raccontarci chi è Dio, Egli ci dice... Non padrone, è padre. Allora la fatica più grossa di Gesù è recuperare questi lontani che non sanno di essere lontani. Forse noi, questa sera. E domandare la grazia al Signore di accorgerci quanto siamo lontani nonostante siamo nel Tempio nonostante abbiamo una confidenza con le cose di Dio. Ora c'è un capitolo specifico, forse il più famoso di tutto il Vangelo di Luca, un capitolo che racconta tre storie, tre parabole, sono conosciute come le tre parabole della misericordia. E anche tutto il Vangelo di Luca è conosciuto un po' come il Vangelo della misericordia e il cuore di questa misericordia è contenuto soprattutto in questo... Capitolo 15 del Vangelo di Luca. E anche se uno magari non è pratico del testo biblico, appena vi accennerò queste storie, subito nel vostro immaginario scatterà il finale di tutte queste storie perché le conosciamo perché le abbiamo sentite tante volte, ma mi piacerebbe questa sera ricollegarle, metterle uno accanto all'altro e farvi capire in che modo va Gesù, in che modo Gesù riempie la distanza, in che modo Gesù prende sul serio la lontananza di ognuno di noi. Perché noi siamo o lontani in maniera evidente, o lontani in maniera latente. Ma siamo dei lontani che hanno bisogno di essere raggiunti da un amore che è venuto a cercarci. Inizia così il capitolo 15. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Quello che vi ho raccontato prima. Per loro è insopportabile tutto questo. Ed egli disse loro questa parabola. Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Vi ricordate la storia della pecorella smarrita. Gesù la racconta e dice, un uomo ha un gregge, un grande gregge, ha cento pecore, una sola. Una soltanto si allontana e se ne va. E che cosa fa questo pastore? Fa qualcosa di strano, di incomprensibile, come se avesse la fissa proprio per quella pecorella. Si mette a cercarla, lascia le 99 pecore per andare a cercare la pecorella smarrita. La va a cercare. E dice Gesù, quando l'ha trovata? Pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e vicini e dice loro: Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Vi prego per un istante di mettervi, senza pregiudizi, dalla parte degli scribi dei farisei avevano ragione o no di essere innervositi da una storia simile per tre motivi l'assurdità di mettere in pericolo tutto il gregge per colpa di uno la seconda cosa quando un pastore perdeva una pecora a volte l'andava veramente a cercare ma quando la trovava gli spezzava una gamba così non scappava più invece questo pastore non gli spezza le gambe la prende in braccio, se la carica sulle spalle. Allora uno dovrebbe dire, e vissero felici e contenti riportando la pecorella nel gregge. E no, fratelli, non la porta nel gregge, la porta a casa. E fa festa con gli amici perché ha ritrovato questa pecorella. Dio è pazzo per questa pecorella. Ora la domanda è, chi è questa pecorella? Sei tu questa pecorella. Ognuno di noi è questa pecorella. Gesù vuole dire che Dio non ama le folle, le masse, la gente in generale. Ama ciascuno di noi come se fossimo unici, come se fossimo questa pecorella. Ci guarda con uno sguardo di predilezione, di unicità. Ma la nostra esperienza di fede è sentirci guardati così o ci sentiamo una massa di credenti. Ci sentiamo un gregge che sta insieme, unito dal culto, dalla morale, dal Vangelo, dalle preghiere, metteteci tutto quello che volete, ma nella tua vita spirituale, nella tua esperienza, ti senti guardato come se tu fossi unico, perché questa è la vita spirituale. E finché tu non ti senti quella pecorella, l'unica cosa che ti scatena dentro questo tipo di atteggiamento è l'invidia. È la gelosia, è la rabbia, è una parola che reprimiamo dentro di noi perché diciamo questo Dio che dice di essere giusto, in realtà è un ingiusto. L'amore di Dio è un amore ingiusto. Ma Gesù non si ferma, racconta un'altra storia. Oppure dice: quale donna, se ha dieci monete ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova. E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: Rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Sembra una storia simile, no? È cambiato il personaggio. Prima c'era. Un uomo, adesso c'è una donna, entrambi fanno qualcosa, cercano qualcosa che si è perduto. Ma attenti, vedete la genialità dell'Evangelista Luca nel mettere insieme queste storie. Nella prima storia il pastore esce fuori alla ricerca di una pecorella che si è smarrita lontano da casa. Nella seconda storia la moneta... Non si è smarrita lontano da casa, si è smarrita in casa. E subito dopo Gesù dice, un uomo aveva due figli. Uno partì per un paese lontano consumando tutti i suoi averi e l'altro rimase in casa. Vedete? La pecorella smarrita e la dracma perduta. Le ha raccontate prima queste storie. Gesù, prima di, della parabola del, del figlio al prodigo, affinché nessuno potesse dire eh ma preferisce il piccolo, non è vero, cerca la pecorella smarrita che è lontano da casa esattamente come quello che si è perso in casa, la dracma perduta, la moneta smarrita questa è la misericordia, Dio ama tutti i lontani, dobbiamo capire però quale lontananza ci portiamo noi addosso se siamo lontani da casa o se siamo lontani in casa. Questa bellissima parabola del figlio al prodigo è l'approfondimento di queste altre due storie, ma l'abbiamo sentita tante volte, forse l'abbiamo sentita commentare anche tante volte. Io questa sera vorrei sottolineare due aspetti. Per far vedere in che modo l'amore di Dio riempie quella distanza. E soprattutto che rapporto c'è tra l'amore di Dio e la nostra libertà, tra l'amore di Dio e le nostre scelte. È indubbio per chi ascolta questa storia, la storia del Padre Misericordioso, della parabola del Figliol prodigo, che questo padre ha due figli e tutti e due hanno dei problemi. Il primo figlio è un opportunista, prende dal padre quello che gli serve e poi è convinto di dire mio padre mi è di ostacolo, mi prendo ciò che è mio e me ne vado lontano. Volete che ve lo traduco nella nostra cultura contemporanea? La vita è mia, il corpo è mio, la salute è mia, l'intelligenza è la mia. Tutto quello che c'è dentro la, della, la mia vita, in mia, io non voglio rendere conto a nessuno di quello che considero mio. Dammi ciò che è mio e sparisci. Voi sapete che si poteva domandare l'eredità solo quando il padre moriva. E quindi questo figlio in realtà sta dicendo: Tu sei morto per me. Molti di noi magari hanno fatto questa esperienza. O chissà, molti amici nostri, molti figli nostri, in questo momento stanno vivendo come se Dio fosse morto nella loro vita. Non gli interessa nulla, sono lontani. Sono presi dal delirio di sentire loro quello che si sono preso, la vita, con tutto quello che la vita c'ha dentro. Questo gesto, che è un gesto terribile. Non viene giudicato da Gesù con asprezza, non viene giudicato con delle conseguenze, viene accolto da questo amore. La misericordia permette che le persone siano così libere da potersene andare. E questo a noi infastidisce moltissimo, perché vorremmo che l'amore di Dio si imponesse nella vita delle persone, ma un amore che non contempla la libertà non è amore. E rispondo a una domanda che immagino tutti voi vi portate nel cuore. Perché questo padre, come il buon pastore, non va a cercare questo figlio che si è allontanato da casa? In realtà lo cerca, ma non lo cerca forzando la sua libertà, lo cerca aspettandolo, lo cerca non smettendo di sperare per lui. Lo cerca continuando a fissare l'orizzonte nella speranza che a un certo punto liberamente possa tornare indietro. Perché non so se vi siete accorti nella vita che quando una persona sta facendo qualcosa di sbagliato, tu gli puoi anche impedire di fare qualcosa di sbagliato, ma finché non è lui o lei a decidere di smettere, il tuo intervento non cambia la loro vita. Lo rifaranno e ancora. E ancora, perché le cose cambiano, amici, solo quando lo decidiamo veramente. La misericordia di Dio ci ama fino al punto di lasciarci liberi e fino al punto di desiderare che ognuno di noi a un certo punto decida, come Gesù ha deciso a un certo punto della sua vita di andare con ostinazione verso Gerusalemme, che tradotto per noi dovrebbe... Essere questo è una bella domanda per noi questa sera. Deciderci di essere santi. E non di pensare che i santi sono i santini. Noi, io mi voglio fare santo, io, io che sono prete, ma anche tu che sei madre, tu che sei uno studente, tu che sei un pensionato, tu che vivi questa o quest'altra situazione, desideri e hai deciso con tutto te stesso che vuoi diventare santo o santa. E questa decisione, ciò che la misericordia si attende da ciascuno di noi. Ma una vita vissuta in questo modo a un certo punto ti svuota. E ti svuota non perché a volte ti mancano proprio i soldi, anche se in questa storia questo ragazzo a un certo punto rimane davvero senza denaro. Ciò che vuole dirci la storia è che tu, vivendo in questo modo, hai potuto costruire anche una carriera. Il conto in banca ce l'hai pieno, ma sei vuoto nel senso che non riesci più ad avvertire nessun senso a quello che fai. Sei un infelice perché tutto quello che c'è dentro la tua vita non ti appaga per niente. Oh, quante persone io ho conosciuto così, che hanno tutto e sentono una vertigine terribile di vuoto dentro, e siccome è sempre difficile ammettere di avere un problema, abbiamo imparato a evitare il problema. Quando avvertiamo il vuoto lo riempiamo con tutte le dipendenze del mondo. Droga, alcol, sesso, dipendenze affettive, relazionali, attaccamenti sbagliati al lavoro, alle cose. Chi fa questo non è cattivo, è infelice e non riesce a sopportare di essere infelice. Io vi dico, se tu sei infelice puoi convertirti, puoi fare il ragionamento di questo ragazzo che dice, dopo che ha invidiato i maiali, un ebreo che invidia, un animale impuro, ha invidiato i maiali, questi ci hanno da mangiare e io ho fame, quanti salariati in casa di mio padre hanno da mangiare? Io sono qui a invidiare i porci. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. E si mette in cammino. E vedete Luca con quale delicatezza e bellezza descrive questo momento della storia. Quando ancora era lontano. Attenti, eh, stiamo parlando di lontananza, eh. e stiamo parlando di una persona che ha semplicemente deciso in cuor suo di tornare indietro, si è messa in piedi e dice il Vangelo, quando ancora era lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò e il figlio gli disse... Padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. A questo punto la frase dovrebbe finire trattami come uno dei tuoi garzoni e il padre invece gli impedisce di dire questa parte della frase. Sapete perché? Perché nella nostra giustizia umana uno che si comporta così dovrebbe essere trattato come un garzone. L'amore di Dio non contempla che un figlio venga trattato come un servo. Anche se abbiamo fatto la cosa peggiore al mondo, ma stiamo tornando da lui. Lui non ci tratterà mai come servi, perché siamo figli, siamo figli. Ecco perché le immagini che, che usa Luca no? lo abbraccia. Lo rialza, gli mette le scarpe ai piedi perché solo i padroni di casa potevano mettere i sandali all'epoca. Gli schiavi andavano scalzi. Gli ridà il cognome perché gli mette l'anello con il sigillo. E poi lo riveste della tunica. Vi ricordate la tunica di Giuseppe nell'Antico Testamento? Altri litigi. Gli ridà una dignità. Fa festa, quanta gioia in quella casa. Potremmo finire qui questa storia, è già bellissima così e abbiamo già capito il motivo per cui Gesù entra in casa di Zaccheo, perché va dai lontani, da quelli che dice sono degli impuri, usiamo una parola più moderna, sono degli irregolari, metteteci tutto quello che volete, irregolari morali, irregolari eh, giuridici, metteteci quello che volete, persone lontane invece c'è il figlio maggiore, la dracma perduta, no? che dove sta? Nei campi, sta lavorando, perché lui tutte le mattine si alza e lavora, perché anche quella mattina si è svegliato presto ed è andato a sudare nei campi. Vedete che ingiustizia, quello è andato di là, è così, e torna indietro, e che cosa succede? Sente la festa, i canti, chiama, chiama un servo e dice, ma che cosa sta succedendo? E il servo gli dice... Tuo fratello è tornato e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. C'ha ragione. Ma c'ha ragione quando noi ragioniamo dal basso. Allora che cosa fa questo padre? Attenti, eh, questo è bellissimo. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma guardate questo gesto di umiltà di un padre che esce, anche è uscito per correre incontro al figlio lontano e adesso sta uscendo per andare a supplicare il figlio maggiore. È uscito per prendere la pecorella e adesso sta cercando ostinatamente la moneta. Uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre, ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le sue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre, figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Sapete che cosa sta dicendo? Tu sei stato sempre in casa. Ma sei stato in casa come un servo, come uno che deve chiedere il permesso per prendere il vitello e ammazzarlo e far festa. Dice: Forse ti sei dimenticato un piccolo dettaglio, che il vitello che volevi che io ammazzassi per la festa, è tuo quel vitello. Tu non ti sei goduto niente. Tu sei stato in casa, ma della vita non hai sentita la gioia di nulla perché sei stato un servo. È tosta, eh, come cosa? Chissà dove siamo noi in questa storia. Beh, è facile. Proviamo gioia. Perché questa è la cartina di tornasole, se abbiamo capito questo amore, se l'abbiamo accolto dentro la nostra vita. Ora, vorrei dirvi come finisce questa storia, ma in realtà Luca non fa finire questa storia. Perché il finale di questa storia non si può chiudere, perché lo decidiamo noi. Ognuno di noi deve decidere che cosa vuole fare davanti all'amore di Dio. Vuole lasciarsi raggiungere? Vuole rimanere indignato? Vuole rimanere lontano? Vuole continuare a vivere come un servo? Dove va Gesù? Gesù va a cercarci. Ma davanti a ciascuno di noi, solo noi possiamo decidere se lasciarci trovare da Lui e prendere da Lui. Allora, se questa sera abbiamo potuto rispondere a questa domanda, Gesù ci sta cercando, e importa poco se sei un lontano fuori o un lontano dentro, Gesù ti sta cercando. C'è un'altra domanda che spalanca e illumina, la domanda che ci ha guidato questa sera. Che cosa ne vuoi fare tu di un amore che ti sta cercando così? Che cosa ne vuoi fare tu di questa misericordia? Beh, non posso più rispondere io a questa domanda.